guarda quanto sono soddisfatti ora che anche l'acqua è ritornata. Vecchio, sono tornato. Ora la vostra mitica forgia funziona. Sei contento? Anche se a me non me ne frega niente. La Madonna. Che magia incredibile. Che mani bruciate che c'è. È finita allora. Finalmente. Incredibile. Questa è già la fine chiave del gioco. Del creatore. Prendila subito, morte, prima che io ritrovi il senno. Ma che? È più probabile che tu li perda, vecchio. Un problema, sì. Ma c'è anche una soluzione. Il guardiano era la nostra arma più potente, capace di ripulire la foresta intorno all'albero. Fino all'albero. Ma per un terremoto abbandonammo la fonderia e adesso temo che ci sia qualcos'altro nascosto lì dentro. Ovvero? Il guardiano non fu mai finito. Il guardiano è il tuo capolavoro. Come faccio a ultimarlo? Nella foresta c'è un altro manufatto. Uno dei pochi rimasti non contaminati. Ovviamente, dalla certo, come no. Non è grande come il guardiano, ma il suo cuore è forte. È un golem. E lui ti guiderà alla fonderia. Lì potrai attivare il guardiano usando la chiave del creatore. In pratica il grande guardiano è un motorino. Io ho la chiave ora. Aspetta che controllo la batteria. Aspetta, dai, prova un attimo la armita. Esplode. Va bene, e siamo saliti di livello. E vai, finalmente. Punto abilità ottenuto. Ok, allora, prima di tutto abbiamo due armi nuove da provare. Abbiamo le lame omega e il frantumatore. Allora, proviamo le lame, che sicuramente sono lame da braccio, ovviamente, niente più, niente meno. Ok. Niente attacco con la schivata. E tenendo premuto fanno solo questo. Ok. Già sotto questo punto di vista il Vendicatore Nero era un attimo meglio perché faceva questa parata. Queste lame posso diffondere il fuoco fra i nemici. Ok, ma niente più? Cioè, fai solo questo? Fa effetto fuoco fra i nemici e basta? Beh, però, se guardi effettivamente quando le usi fa l'effetto arancione. Si vede che usa il fuoco. Vediamo però il frantumatore. È un martello. Oppure un'ascia. Non lo so, non riesco a capirlo da qua. È un martello, ok. Niente più, niente di meno. Però mi aspettavo che ogni arma unica avesse un effetto unico, come il bracciale che avevamo prima, come il Vendicatore. Però non mi sembra di vedere niente di diverso per ora. Quest'arma aumenta la frequenza dei colpi critici e scatena devastanti attacchi critici sul nemico. Ok, allora, giusto per amor di causa, prima proviamo le lame. Allora, il tempio perduto è qua. In teoria io dove devo passare? Da questa zona? Ah già, noi siamo anche saliti di livello. Me lo stavo scordando. E proverei a questo punto a continuare questo qui dell'evocazione. Magari in realtà è buono, Vabbè, proviamo. E rieccoci nuovamente nelle terre selvagge. Ah, certo, io sono andato di qua, che scemo. Dobbiamo proseguire a sinistra questo giro. Non ci avevo fatto caso alla strada. Che tra le altre cose, in questa zona qui della foresta, avevamo incontrato anche un cristallo dentro una piccola zona nascosta, tra virgolette. A questo giro andiamo a prenderlo, visto che ora sappiamo come si prendono. Era questo? Non mi ricordo. Non lo so, ma qui c'è bisogno di una chiave. Non chiusa. Credo sia... Esatto. Ci serve una chiave speciale. Andiamo qua sul muro. Ecco fatto. Scendiamo giù. Scendi. Ecco fatto. E ora andiamo piano piano dall'altra parte. Vediamo
se si nasconde qualcosa. Perché qua io sento il rumore che sentivamo l'altra volta, ma ancora non sappiamo che cosa possa essere. Potrebbe essere anche un mostroide gigante. Sì, dai rumori che fa sicuramente non è una bestia amichevole. Ok, dobbiamo andare di qua. Eccoci arrivati. Scusami. Allora, qua ci sono dei costrutti. Ora, vediamo. Vuoi che magari sia che... Ah no, era preso dal fuoco, era diventato arancione. Era diventato arancione, io mi aspettavo un effetto di fuoco un po' più acceso, diciamo. Magari questa è poi una zona che potevamo già fare anche l'altra volta ed è una cagata. Però già che siamo qui, controlliamola, non si sa mai. Aspetta. Niente, se l'abbiamo ammazzato subito. Stavo per dire, hai visto che... Qua cosa c'è? Non lo so, ma adesso ci scendiamo. Magari c'è nascosto qualcosa. Magari niente. Impossibile. Ah, siamo pieni? 5 è il numero massimo. Bene. Buono da sapere. Ma che vada si risale, no? Ok, qui c'è una cesta nascosta. E ho appena visto una cosa. Lì c'è un gancio. Uno dei prossimi potenziamenti, secondo me, te la butto lì, sarà un rampino. E rieccoci di nuovo qua. Vediamo sopra se c'è qualcosa. Sì, qualcosa c'è. La zona continua. Ok, portiamolo su al massimo e poi lo facciamo riscendere. Ok, vai. Ecco fatto, è stata una cagata questa. È stato proprio semplice. Questo non so cosa faccio, probabilmente fa uscire qualcosa. Ok, allora, qua c'è una cesta che si trova da quella parte. Ecco fatto, dove vai, pazzo? Pazzo assassino lui. Chiave? Chiave, perfetto, grazie. La chiave dello scheletro, fantastico. Massima sicurezza, Però lì c'è qualcosa. Là sopra c'è qualcosa. Vorrei salire per vedere meglio, ma non posso. Allora, fammi vedere per... Ah, ecco qua. Proprio, guarda, neanche a chiederlo. Cioè, già l'avevo capito che c'era qualcosa per salire di sopra. Perfetto, allora. Semplice, cammina sul muro. Salta da muro a muro. Ed eccoci qua, perfetto. Vediamo, soldi. Soldi e una falce verde, benissimo. Proviamo a sacrificare tutta la falce per ora. Ecco fatto, la falce è salita di livello. Vediamo, collera su colpo critico, danni da shock. Colpo critico, assolutamente. Vediamo, posso potenziarti ancora? Sì, ma per un'altra sola, diciamo, per un'altra attacca. Certo, adesso non ci aumentiamo di molto, quindi aspettiamo. Torniamo indietro e finalmente possiamo andare ad aprire la porta. Dove mi trovo ora? Ah, ho fatto il giro, perfetto. Eccoci qua. Grazie della chiave. E sicuramente dentro ci saranno due ceste. Niente di speciale, però ehi, si accetta tutto, no? Ovviamente. Forza allora. Visto che ha preso fuoco? Non lo vedo, è già morto? Madonna mia, che fichetta che sei. L'avrei distrutto, ma di una semplicità impossibile. Di una semplicità impensabile. Grazie delle pozioni di cura e grazie anche della cesta. Un'altra pozione di cura e degli scarponcini. Vediamo qual è il grande premio di questa cesta. Soldi e un'arma verde. Un'arma verde. Ovviamente sono già pieno di cure. Ecco qua, perfetto.
Mi chiedo se c'è modo di aumentare l'inventario delle pozioni. Certo, 5 comunque non sono poche, però sai com'è, se se ne può avere di più, perché no? Vediamo qua sotto che cosa c'è. Ah, aspetta, so dove siamo. Eh sì, qua era dove c'era l'altra parte del muro. Perfetto, siamo scesi di nuovo. Vediamo se... Ok, non so se la cosa giusta che dovevo fare, però alla fine ci siamo arrivati. Pagina del libro dei morti, perfetto. Siamo a 4 pagine su 10. Vediamo qua sotto se c'è qualcosa di nascosto dentro l'acqua. Se è così profonda sicuramente qualcosa c'è. Giusto? Vero? Dai, non puoi essere una zona solo sommersa così perché sì. Giusto? Mi dai ragione, gioco? Sì, il gioco mi dà ragione. Eccoci qua. Dove siamo finiti? Non lo so, ma è un'altra zona. Non ne ho idea di dove siamo. Quella è una cascata. Non so proprio dove siamo, ma una boss fight, benvenuta. Un nemico di roccia e erba. Gorwood. Gorwood. Oggi tu sarai il mio avversario. E c'hai gli stessi attacchi del... Porca... Dai, non me lo puoi fare mentre... Ma che livello è lo stronzo? Madonna mia. Ok, no, è fattibile. Sembrava solo... Sembrava solo che avesse troppa vita. Mi sembrava molto avanti. Ok, gli ho dato fuoco, che è comunque un obiettivo. Ok, calmo. Rievochiamo gli stronzetti. Beviamo una pozione. Vorrei curarmi. Vorrei darti fuoco se è possibile. Ecco fatto. Becca e porta a casa, Gorwood. Aia. Il maglio di Gorwood. Questo maglio faceva parte del tempo di Gorwood, una creatura possente e rancorosa. Ricavato dal suo cuore, il maglio di Gorwood trasmette a chi impugna parte della leggendaria forza del suo artefice. Un singolo colpo inferto con quest'arma può disperdere agli avversari come paglia nel vento. Ehi, lasciami, lasciami. Madonna mia, anche dopo la morte mi stava facendo l'attacco. Pezzo di merda. Va bene, è stato uno scontro che non mi aspettavo e che mi ha fatto abbastanza male, devo dire. È di livello 10, quindi o ero io under level o comunque la sua arma si prende dopo. Potenziamo ancora una volta quest'arma con quello che abbiamo. Ok, queste due superano di troppo il cap. Questo vuol dire che aspetto un attimo un'altra arma verde e poi gliela do in pasto. Madonna mia, però quel cacchio di Gorwood mi ha quasi decimato la vita. Avevo 5 pozioni, sono tornato ad averne una. Bravissimo.